Tramec 100 Basket con un euro for real ha ancora la testa alla rocambolesca sconfitta di mercoledì a Chieti. Gennaio 2021 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Una partita con la prima della classe a 18 punti che già alla vigilia si presentava proibitiva, ma che in realtà con il fattore psicologico contro per l'inaspettata sconfitta ai supplementari di Chieti è stata affrontata dai guercignani senza energia e morale. Un divario che poteva essere anche più pesante, come lo stesso Cosme Gacci ammette. I quarti evidenziano una quasi sudditanza di Tramec al gioco di un euro, pieno di energia e precisione. Il primo quarto 9-21, il secondo quarto 24-36, il terzo quarto 39-55, il quarto e ultimo tempo, risultato finale 54-72 per un euro Forlì. I migliori sul parquet centese sono per un euro Terence Roderick con 18 punti, Eric Rush 14, Landi Aristide 10. Per Tramec vediamo confermarsi uomo punti Danilo Petrovic con 18 punti, a ruota Tetekele Cotton 11 e Brandon Sarrod a 10. Andiamo ora in sala stampa ad ascoltare le considerazioni di coach Sandro Dell'Agnello per Unieuro e per Tramec 100 il nostro coach Megacci. E noi amici, sulle parole di Megacci, vi diamo appuntamento a domenica 27 gennaio per il commento della trasferta in terra di Ciociaria di Tramec 100. Ciao ciao! La mia impressione è che per continuità nei 40 minuti sia stata una delle migliori partite che abbiamo fatto quest'anno. E come avevamo detto alla vigilia, temevamo molto il loro gioco a due, playmaker pivot, ma soprattutto tutti gli scarichi per i tiratori che poi ne derivavano. Secondo me siamo stati molto bravi a contrastarli in questo, diciamo, doppio fondamentale e la partita è stata tutto sommato sempre in controllo, direi. Per quanto la domanda, direi la cosa migliore, non vi siete mai alzati, non vi siete mai rilassati dal primo all'ultimo minuto, anche quando la partita... È vero, sono d'accordo con te, quello che ho detto prima, ma mi fa piacere ribadirlo, perché già venerdì all'allenamento, come vi avevo detto, avevo visto un certo tipo di presenza anche mentale e oggi quell'allenamento è stato confermato, mi fa veramente piacere, perché poi i protagonisti sono i giocatori e quando mettono questa attenzione e questa energia fa un piacere. A maggior ragione ancora senza Natale, se non è importante come Natale. Purtroppo ancora aspettiamo che insomma sia proprio al 100% per rimetterlo dentro. Però tutti gli altri direi che ci sono insomma anche maggiori difficoltà. Direi che purtroppo abbiamo pagato, e questo mi fa molto molto arrabbiare, la partita di mercoledì scorso a livello mentale, nel senso che purtroppo, non dico siamo scesi in campo diciamo con l'idea di essere già sconfitti in partenza, però sicuramente senza quella aggressività che serviva per competere oggi contro una squadra profonda, esperta, fisica, talentuosa, scegliete voi quello che l'aggettivo che vi piace più se mettervi tutti insieme con il Forlì. Poi è chiaro che se avevamo una piccola speranza, anche costruendo bene i tiri che la loro difesa aggressiva ci concedeva dopo attaccavamo il out, perché ovviamente per noi pensare di arrivare al ferro in questa partita era veramente difficile, considerando chi aspettavamo tutti dentro sulle nostre penetrazioni. È chiaro che
statistiche dei primi due quarti, le percentuali da fuori e soprattutto ovviamente la lotta al rimbalzo erano clamorosamente negative, si sono un po' adeguate, non le percentuali, le statistiche al rimbalzo si sono un po' adeguate, dai, è proprio vero, perché voglio dire una lotta al rimbalzo che finisce 32 a 52 per l'altra squadra mi sembra comunque sia che esprima al meglio quello che è il reale andamento della partita. Quindi ecco, diciamo che più che difficoltà parlerei di mentalità, perché non va assolutamente bene deprimersi dopo una partita, e tutti sapete come è stato il finale della partita di mercoledì a Chieti, in un momento dove purtroppo non siamo brillanti giocando una volta ogni 2-3 giorni, e sapendo che è chiaro che la partita di Latina di mercoledì sicuramente è più importante nell'ottica del nostro campionato rispetto a quella di oggi, però noi non siamo nessuno per permetterci di battezzare le partite. Poi, allo stesso modo, è chiaro che nei secondi due quarti entrambi gli allenatori hanno dato ampio spazio alla panchina per preservare energie in vista del turno infrasettimanale. Quindi ecco, direi che oggi abbiamo giocato una partita sottotono, alla fine non abbiamo nemmeno perso con uno scatto eccessivo, ma direi che la differenza si è vista tutta in maniera abbastanza ampia. Coach, della prestazione odierna, nonostante la sconfitta, all'interno della, comunque, della gara, qual è la prestazione che l'ha soddisfatta di più, se si può così dire? Beh, sai, alla fine diciamo che ho avuto piacere di poter dare qualche minuto più del solito ai nostri giovani, che sicuramente servirà per prendere maggiore consapevolezza, non del campionato, ma di questo tipo di partite, perché comunque ovviamente reputo Forlì la squadra in questo momento più quadrata insieme a Napoli per quanto riguarda diciamo i primi piazzamenti del nostro girone. Poi vediamo, il campionato è ancora lunghissimo. No, sono contento, per quanto si possa essere contenti, che comunque sia per tre quarti non ci siamo snaturati, nel senso che abbiamo provato in attacco a fare le nostre cose, ripeto, costruendo anche qualcosa di soddisfacente. È chiaro che se poi non segni mai ti prende la frustrazione, anche perché ovviamente dentro abbiamo ricominciato un po' ad abituarsi con Sherrod, che ancora non sta bene, però diciamo che perlomeno abbiamo battagliato in attacco cercando di coinvolgere tutti. Poi chiaro, le percentuali oggi non erano dalla nostra, ma insomma, ripeto, secondo me non è che se facciamo due o tre canestri in più da tre punti cambia poi il risultato finale, magari perdi con uno squarto anteriore, però direi che per come siamo messi in questo momento, perché noi è vero che siamo ancora la squadra che ha meno partite di tutti in campionato, ma le stiamo recuperando davvero in maniera veloce. Adesso già il fatto che dobbiamo gestire gli acciacchi, oggi aver permesso di votare un po' di più, forse ci salva un pochino qualche giocatore che inizia a essere veramente stanco, ecco, diciamo così. Poi dopo vediamo di finire la prossima settimana, pensando prima alla partita di Latina e poi a quella dopo, e poi abbiamo necessità veramente estrema di avere un paio di giorni di ritardare, perché sta un tour de force che nemmeno è nella Lega, però noi non abbiamo né i fisici né gli organici della Lega, ovviamente. Thank you.